Allora, ci eravamo lasciati. Chi non se lo vuole guardare, inizia la storia ora, ok? Eravamo rimasti che abbiamo trovato il corpo di Robin qua davanti a noi, con Aventurin che ci vuole fottere forse, oppure non lo so. Ciao, Dragon. Quindi, vediamo. Cambia il titolo alla live. Perché devo cambiare il titolo alla live? Expression wasn't much better than yours when I first saw this. Ok, quindi ci fa intendere che non sia stato Aventurin. Ci fa intendere che non sia stato Aventurin perché ci dice: la mia espressione non era meglio della tua quando l'ho visto la prima volta. Che non ci credo neanche se vuoi, by the way. Your eyes aren't deceiving you. It's her. Ok, i tuoi occhi non ti stanno ingannando, è lei. È Robin. Com'è possibile? First of all, can I just say that this had nothing to do with me? I'm just an unlucky bystander here. The family can testify for me. If you don't believe me, just ask anyone in the Bloodhound family. They hate me and they hate the IPC. So they'd never lie. Allora, qui Aventurin sta facendo di tutto per dirci che non è stato lui e ci dice ok, non ha niente a che fare con me, la famiglia può testimoniare per me, se non mi credi chiedi alla Bloodhound Family, che sarebbero poi quelli che fanno la sicurezza di Penacony. Mi odiano e odiano l'IPC e quindi non mentirebbero mai su questa cosa qua. I don't know. This is not where the crime happened. What I showed you was a memory. The most basic light cone manifesting tech, authorized by the Garden of Recollection and owned by the IPC. Interessantissimo questo. Questo mi faccio uno screenshot. Questo non è dove è successo il crimine. Quello che ti ho mostrato era una memoria. La più basilare delle tecnologie delle light cone, autorizzata dal Garden of Recollection e tenuta dall'IPC, insomma. Ok. Le Lightcon sono degli strumenti del Garden of Recollection, sì. Sono una tecnologia del Garden. Galaxy Rangers were outsiders this whole time. Pensavi davvero che i Galaxy Rangers fossero degli outsiders tutto questo tempo? Delle persone che non c'entravano niente esterne a tutto questo? Penacony has made a solemn commitment to protect the safety of anyone inside a family dream. Any person in distress will be forcibly awakened and safely returned to reality. Ok. Penacony è costretta, praticamente si è messa una specie di obbligo, ok, di proteggere la sicurezza di chiunque sia della famiglia. Qualsiasi persona in distress credo che sia in pericolo, comunque
anche in stato mentale in pericolo, in quel senso lì, viene svegliata con la forza e viene fatta tornare alla realtà, ok? What gives them the confidence to make such conclusive statements? Because behind this promise is the harmony. The family's Dreamweavers link up their minds together to construct an unbreakable defensive line. Ok, come fanno ad essere così confidenti di poter proteggere tutti all'interno dei Pentagoni? Perché dietro questa promessa c'è l'Harmony. I Dreamweavers della Family collegano le loro menti insieme per costruire una specie di linea difensiva. Questo qui è lo stesso sistema che vi ho detto per chi ha guardato la mia reaction su Robin, sugli Emanator dell'Harmony, ovvero che i membri della famiglia si raggruppano e uniscono praticamente questa specie di corde armoniche, ne formano una gigante. Qui probabilmente è un concetto molto simile, ma è inteso semplicemente come metodo di sicurezza per entrare e uscire dalla pena, come mi viene da dire. Breaking through this line of defense to create death in the dreamscape. Not even a memo keeper could do that without the family's permission. Ok, qua dice però Ah, interessante. Cioè dice, riuscire a irrompere in questa linea di difesa creata dai Dreamweaver della famiglia per creare Death non sarebbe fattibile neanche per un Memo Keeper, ok? Quindi probabilmente sta facendo riferimento a chi ha creato Death è qualcuno che ha ancora più potere del Memo Keeper qua dentro ed è il Watchmaker, penso, è l'unico. O un Ion, o un altro Ion. Che al momento l'unico Ion su cui ho dubbi che potrebbe far stare una roba del genere è l'Enigmata, e quindi Mithus. Però non so. Who could have done it, friend? The only Chi one is avrebbe her. potuto The farlo? girl who calls herself a galaxy Ah no, ranger. invece secondo lei è stata, An secondo lui è stata impostor. Acheron. An unsought guest. An emanator who hides her true Ok, identity. qua Venturin dice chi potrebbe aver, cioè chi può essere stato invece? Nanook? No, se era Nanook era sparita appena con quest'ora. Chi potrebbe essere stato? No, e lui dice secondo lui è stata Acheron, secondo me no. E io penso che o sia stato un Ion, o sia stato qualcuno che lavora con un Ion, o sia stato il Watchmaker. Queste sono le tre opzioni. E l'Ion in questione per me è l'Enigmata, Mithus. Però vedremo. Non è stata Acheron, credo. Penso. Ifrit's death was Vedremo. a foregone conclusion. And Robin? Her misfortune was staring right at her. Ancora una volta. Who will be the La next to morte di die? Ifrit è Robin e vuole continuare a legarlo ad Acheron. Io sono sempre più con... Più me lo dice e meno credo che sia stata Acheron in entrambi i casi. Questa è solo una parte. Esatto, questo è solo un lato della storia. Devo sapere anche l'altro. Esattamente. It's fine. Listen to your gut. Building trust always takes Costruire time. fiducia prende sempre And tempo, I'm willing to ok? wait. Va bene. I just hope you realize that wherever that legacy is concerned, covert plans are already underway throughout Penicone. Everyone's got their own agenda. Ok, ognuno a Penaconi ha. Quando si parla dell'eredità del Watchmaker, ognuno a Penaconi ha i suoi piani, insomma, vabbè. Careful you don't get stuck on the wrong side. If Stai I were attento a you, non stare dalla I'd parte keep my distance sbagliata. from Se Acheron. fossi in te, After starei lontano all, da any Acheron. schemes out in the open are always going to be better than a monster in the shadows. Ok, dopo tutto, qualsiasi piano all'aperto come fa lui, no? Perché lui, cioè, è un po' uno scammer, però lo fa all'aperto, ok? Ed è meglio che un mostro che si nasconde nelle ombre. Probabile. Sotto quell'aspetto lì sicuramente è più sicuro Venturin che Acheron, perché alla fine Acheron è una bomba atomica vivente sotto quell'aspetto lì, no? Quindi sì. Who's to say there isn't an even deeper conspiracy lurking beneath the surface?
chi dice che non c'è una... che c'è, non c'è un ulteriore plot sotto, cioè sotto tutta sta storia, no? Memo keeper, I think our little deal is... il nostro patto è finito. Aventurine is telling the truth. Mi fido solo di Sampo. And there's no sign of any distortion grafting on. Allora, Aventurine sta dicendo la verità, questa memoria è vera e non c'è segno di una distorsione. Il fatto che quello che abbiamo visto è una memoria è molto interessante. The IPC is not the garden, and there are real limits to what they can actually do. But you know all this. L'IPC non è il garden, ci sono dei limiti a quello che possono fare, ma già lo sai. Friend, let's not beat around the bush here. The thing is, I want to reach out personally to team up with the Astral Express. Ok. Vuole fare team con l'Astral Express, Aventurine, quindi vuole una collaborazione tra IPC e Astral Express. Interessante. I told you, I'm just not interested in scrambling for the non mi interessa l'eredità. I just came to Pentagoni for work. I'm here to retrieve some lost property for the IPC, if you catch my drift. I'm talking ownership of this frontier prison. Ok. Appena iniziato, Paolo. Ciao, Gabri. Interessante, quindi lui dice... non sono interessato all'eredità del Watchmaker, non me ne frega niente. Sono venuto appena con Iperlavoro, sono qua per riprendermi delle proprietà dell'IPC e sta parlando di Pinacony. Perché Pinacony era una ex prigione dell'IPC e se la vuole... l'IPC se la vuole riprendersi tutto il pianeta. Non il sogno, quello originale, ok? This has all become a bad debt thanks to the cancer of all worlds. The IPC has tried sitting down for negotiations time and again, but the family wouldn't even take our calls. Questo è diventato un debito da parte della famiglia verso di loro, credo, per via degli Stellaron. L'IPC ha provato a negoziare con la Family, ma la Family non ha mai risposto. You have no idea how difficult these people are to deal with. Put it this way. They've hushed up the existence of death before, so they can definitely cover up any news about Robin's death. È difficile avere a che fare con la Family. Mettila così, hanno nascosto l'esistenza di Death, che sarebbe il mostro, quello che abbiamo visto, no? Vabbè, avete capito? E quindi possono coprire anche sicuramente le news sulla morte di Robin. Quindi non sappiamo quanto tempo prima di quello che abbiamo visto è successo questo. It'll just quietly float off like a bubble and pop. Nobody ever being the wiser. Ok. That's not fair, right? Ho bisogno del tuo aiuto, ok. I need your help. Friend, ok. Che tipo di aiuto? Ho solo un obiettivo. And to tear the whole thing down, I'll have to dig out a few chunks first. Once I find a weak point, the IPC will have plenty of means. Ok. La porta frontale della Family è un muro altissimo, quindi fa un... ovviamente IPC, come fazione di Klipot, fa riferimento alla porta come un muro, perché Klipot è fissato coi muri, quindi anche loro... non scherzo, no? Comunque, per far fuori, per riuscire a entrare nella struttura di Pinacony, devo togliere un po' di mattoni prima, no? Questo è quello che dice lui. Una volta che trovo il punto debole, l'IPC ha tutti i mezzi necessari per riprenderci Pinacony. Quindi Aventurin vuole che letteralmente aiutiamo l'IPC a riprendersi Pinacony. Now we have our chance. So long as we can get to the truth behind her death, we can have justice for Robin. While also gaining a valuable bargaining chip for bringing the family to the table. Ok, Aventurine dice, siccome loro stanno nascondendo la morte di Robin, se riusciamo a capire come è morta e perché, perché stanno nascondendo la sua morte, facciamo giustizia per Robin, quindi sta usando la giustizia per Robin per convincerci, e guadagniamo anche qualcosa di importante a mettere sul tavolo degli accordi con la Family per negoziare la proprietà di Pinacony. Questo è quello che ho tirato fuori da tutto questo discorso.
Ho investigato, mi sono fatto un sacco di amici in Penacoli esattamente per questo momento, ok? This tragic news would be extremely bad for the family. So they'll be doing everything they can to stop it leaking, especially to the IPC. Allora, questa notizia tragica sarebbe brutta per la famiglia della morte di Robin, sta parlando, e anche dell'esistenza di Death, e faranno tutto quello che possono per fare in modo che non venga, che non esca al di fuori della family, insomma, soprattutto all'IPC. I trust that there are still a few factions that remain exceptions, and that's why I need you all. The reputation of the Astral Express precedes you. And the Harmony will give you the fairest of appraisals. Aspetta. Ciao Stefano, bello, abbiamo iniziato la storia appena adesso, ok. La reputazione dell'Astra Express vi precede. Comunque, dice, ci sono alcune fazioni che sono ancora delle eccezioni che possono aiutarci in questa cosa, e quindi ho bisogno di voi. No. È il contrario, ci sono alcune fazioni che non vogliono far parte di questa cosa, e quindi ho bisogno di voi, ok? La reputazione dell'Astra Express vi precede, e l'Harmony... Vabbè, l'Harmony comunque ci terrà comunque in alta considerazione, quindi possiamo riuscire a infiltrarci meglio rispetto ad Aventurine dell'IPC. Questo è quello che penso che stia dicendo. And I get to put it toward completing my mission for the IPC. It's what you call a win-win situation. Sì, Victor. Ok, tu puoi scoprire veramente cosa è successo e fare giustizia, e io invece riesco a completare la mia missione per l'IPC. È una win-win. È una win-win situation per noi. Ok, vuoi prendere vantaggio della fiducia che la famiglia ha in noi? I Nameless non si associeranno mai con l'IPC? Una decisione come questa è sopra il mio, la mia paga, insomma. Actually true. E i Nameless non si associerebbero mai con l'IPC, non è vero? E vuoi prendere vantaggio della fiducia della famiglia verso di noi? Non preoccuparti, torna e parlane con i tuoi compagni. Imeco è intelligente. Capirà benissimo il valore di questo patto. Questi sono i miei dettagli. Ok, ci do il suo numero di telefono. Ok. Aventurin ci dà il suo numero di telefono. E anche dei soldi. Si sta comprando. So long, friend. I really am looking forward to uncovering the truth about death with everyone. Si sta immaginando però. Ok. Voglio veramente scoprire la verità su Death con tutti. Ok. Venturine just sauntered off. He really doesn't mean to force it, but something still seems off. Sauntered off. Cosa significa? Se n'è andato? No? Hunterhead, mai sentito. A passeggiare, ok. Solo pagamenti in gemme, esatto. No, ok, ma bene, bene, bene. Non vuole forzare il patto, ma c'è qualcosa che sembra strano, sì. Quali sono i vostri piani? Black Swan a cosa sta pensando? Qui c'è il main character che già non si inizia a fidare più di nessuno. No, si fa domande su Aventurine, si fa domande su Black Swan e direi grazie. 50.000 crediti ci ha dato Aventurine, ok. On the surface, this doesn't look like a bad deal for you. But Aventurine is a shrewd merchant whose scheme won't just be as simple as it appears to be. Ok, a prima vista questo non sembra un brutto affare per voi, ma Aventurine è un mercante un po' shrewd, cosa significa?
Scaltro, ok. Ah, è un mercante scaltro e i suoi piani non sono semplici come appaiono, ok? Sì, Sakura. But judging by your reaction, he may have noticed something going on and deliberately shifted topics to the truth of death to try and pull you in line with his way of thinking. Ok, lui dice lui non sa ancora di Firefly, ma a giudicare dalla tua reazione, forse si è accorto di qualcosa e ha cambiato argomento verso la verità su Death invece che solamente su Robin. Interessante, ok. Quick thinking and very sound logic. Anthony non è un idiota. Lavorare con lui ha i suoi pericoli, ma anche con te, cioè non ti preoccupare. For Firefly's sake dobbiamo scoprire tutto. Ai ai ai, per il bene di Firefly dobbiamo scoprire tutto. Possono essere un dato per decidere per me, per Firefly. There's more than one way to blaze a trail. C'è più di un modo. In a dark forest beset by wolves, ensuring your own escape to safety should be your primary concern. Ok, una foresta oscura piena di lupi, assicurarti la tua fuga, ok, o comunque la tua strada per fuggire, dovrebbe essere la tua preoccupazione principale. As for the other questions. Death ha ucciso Robin? Non credo che i due casi. Non sono sicura se i due casi sono stati commessi allo stesso colpevole. Ma quella ferita. Sembra proprio una delle ali di. Cioè una delle lame di Death. Inoltre sembra. È improbabile che ci siano due entità del genere nel Dreamscape. Pensi che sia connesso ad Acheron? Non posso rispondere a questa domanda. Ok. Senza dubbio lei è l'ospite più speciale a questo banchetto. È meglio se stai distante da lei. Hai notato qualcosa di strano? Due vittime sono apparse una dopo l'altra in poco tempo. Ed è già strano, grazie. Non mi stai. Due possibilità. Everything has been planned out and executed by someone. Sono due possibilità. Il collasso del Dreamscape di Penacony è iniziato a velocizzarsi e ha reso Death più agitato e ha indebolito la protezione della famiglia. O tutto è già stato pianificato da qualcuno. Ovviamente Mura. Interessante. Mi è arrivato del cibo. Ok. If someone has chosen these victims deliberately, first a smuggler, then a family celebrity. Then this murderer's motives are worth thoroughly chewing over. Allora, se qualcuno ha scelto queste vittime apposta, prima quello chiama smuggler, però dice semplicemente un intruso, e poi una celebrità della famiglia. Allora, i motivi dell'assassino devono, cioè. Dobbiamo scoprire quali sono veramente i motivi dell'assassino perché sono importanti, ok? Non ho altre domande. In realtà sì, però vabbè.
Rabbi, guarda la grafica. È successo così velocemente che posso solo speculare. Dopo che me ne vado di qui, dopo che te ne vai da qui, parla con i tuoi compagni e spero che tu possa chiarificare la fonte di questa confusione. Quindi andiamo da Imeco, no? Grazie. Come this way. It's a short walk. Don't get lost. Ok. Allora, aspetta che mangio un po'. Ciao, Claude. Bene, sì, abbiamo fatto un sacco di pool. Sì, adesso stiamo facendo la storia e facciamo full la storia full. Interessante comunque. Interessantissimo comunque perché quella che abbiamo visto lì è una memoria. Quindi abbiamo visto qualcosa che è già successo. Ok, è successo in passato. Interessante. Non lo so, questo è strano. Però è buono. Raga, mi va bene discutere di quello che stiamo vedendo adesso, ma non voglio sapere niente di cosa arriva dopo. Please. Vado da qui o sparo quei piccioni. Aspettamelo. Però è andata molto bene. Qui dove c'erano Acheron e Sam? Dov'è che sono Acheron e Sam adesso? Dove stiamo andando? This way. This is where we part ways. All of this is like a nightmare. Qua dove ci dividiamo, tutto questo come un incubo. Unfortunately, the remembrance doesn't lie. Sfortunatamente la remembrance non mente. Quindi sta parlando della Lightcon. Wait, quindi Robin è morta davvero? Oh, lì. Fortunatamente la Remembrance non mente. Quello che abbiamo appena visto è la realtà che è successa e non scomparirà dalle nostre menti solo perché ci svegliamo. Ok. Ma segui il tuo cuore, non avere paura. Camminiamo tutti in questo mondo pieno di ombre di lunghezza diversa. E alla fine lasciamo tutti indietro delle memorie preziose. Hold on just a sec. Molto tema con la Remembrance, chiaramente, però, boh, chi se ne frega, ok? Tocca il tuo orecchio e ti lascia una sensazione. Ci ha dato una carta? Un piccolo regalo. Se un giorno sfortunatamente cadi nelle profondità della Memory Zone e non c'è un Memo Keeper con te, spero ti possa aiutare a guidarti. Interessante, ci ha dato tipo una specie di talismano, una carta sua, ok? Pay great attention to the ways of the world. Just think of this as an apology from me for hiding something from you. Pensa a questo regalo come una scusa da parte mia per averti nascosto qualcosa. Ok. Then ho qualcosa di privato di cui occuparmi in merito al Galaxy Ranger. Lasciamo le cose qui. Ma dove sono Acheron e Sam adesso?
Quali memorie mi porterai la prossima volta che ci incontriamo? Non vedo l'ora di vederlo, ok? Grazie, Aki. Sei ancora all'hotel nel Dreamscape? Hai problemi? Siamo stati separati in Memory Zone? Ok, ma noi siamo col Memo Keeper. Marcia agitata. Devo scendere dall'Express. Danang chiede se deve venirci ad aiutare. Non al momento. Fatemi sapere se avete bisogno di me. Il Reverie Hotel nel mondo reale è molto calmo. Non sta succedendo molto. Dove siete? Ho finito di investigare le mie parti. Ok. Mi dispiace per quello che è successo a Firefly. Come fanno a saperlo? Wait. Mi dispiace quello che è successo a Firefly. La scena è stata cordoned. Cosa significa? Ah, ok. Hanno bloccato la scena dove è successo praticamente. Ok. Incontriamoci da qualche parte vicino alla Clocky Statue, ok. Is Himiko okay? Il regalo di Black Swan. Una carta chiamata Zero. Assente dalla collezione di Black Swan. Nell'arte della carta, lei osserva nel destino. Ok. Gliel'ho detto alla family, sì. La domanda è, chi è della family che sa questa roba? Questa, no? La domanda è, chi è della family che può che sa già di questa roba e viene a dire Gallagher? Quindi vediamo. È successo tanto. Dovrei prendermi un momento per raccogliere i miei pensieri e aspettare che arrivino tutti. Ok. Better unsheathe that blade now, Ranger. Do you still dream, Hunter? Of those slain by your hand? Sogna ancora di chi ammazzo? Oh god. Giorni fa, Everflame Mansion. Cazzo, è stata veramente acro. It appears the outcome has already been determined. Sembra che il risultato sia già stato determinato. Finality Mansions? We're still alive. Sono ancora vivi come te. Constance è viva. Puoi ancora fare una scelta. Ok, è venuta a prendersi il music box di invito di Penacony. Ho una scelta. Le tracce sanguinose della Destruction non lasciano stanza per l'esitazione. Even if you sacrifice your life for that eon, you won't get special treatment. Ifrit, anche se sacrifichi la tua vita per quell'eon, non avrai un trattamento speciale. You tread the narrow path of the hunt. You could never understand. Errore, Duke. Aia. Segui il path dell'hunt, non potresti mai capire. No? Veniamo dal fuoco e siamo nati nel fuoco. Bruciamo e distruggiamo tutto finché tutto viene bruciato e lasciamo solamente le ceneri a terra.
bruciare forma l'intera vita di un Fire Demon dall'inizio alla fine. Siamo nati per morire. Siamo nati per morire solo per mettere in pratica il profilo di un'altra verità universale. Tutte le cose sono create per la distruzione. Your companions don't seem to think so. They fight for your chance at survival. I tuoi compagni non la pensano così, loro combattono per farti sopravvivere. Sta parlando dei membri della Everframe Mansion. They are my children, and just as I was, they are flames that have yet to burn white Che bella hot. sta scena, quanto è bella Still sta scena. young, and I don't blame them. Quanto è bella sta scena, oh mio Dio. Madonna mia, quanto è bella. Ciao, Minion. Sono i miei figli, esattamente come me, sono delle fiamme che devono ancora bruciare. Sono ancora giovani e non li incolpo, perché lo stanno aiutando invece che distruggerlo. Okay? Sì, Davio. Dice che stava già morendo. Le mie fiamme sono piccole ormai, no? E il tempo sta finendo. Puoi vedere il pianeta delle festività nella distanza che è Penacony. Pianifico di portare il purgatorio con me lì. E prima di quello devo superarti. Perché? Wait. Perché sulla strada che loro hanno forgiato, sta parlando di Nanook o sta parlando degli Ion in generale? Tu hai viaggiato più lontano di me. Sta parlando di Nanook o degli Ion in generale? No, sta parlando degli Ioni in generale, ok. Perché lei è un emanator. Lei è riuscita a diventare un emanator perché. Ok. Va bene. Non puoi nascondere la tua vera identità. Estrai quella spada. Noi rimarremo qui legati a combattere una battaglia fino alla morte. Visto che ho scelto che sia così. Roba da pazzi. Si è suicidato di Occhio Inferno. Pazzo schizzato, ok. Lui è geloso degli Emanator perché lui è. Esatto, certo. Certo, sì, assolutamente. Però il discorso è che non ha senso perché lei è Emanator, ma non dell'Ion che segue lui, quindi non ha alcun senso. Però ci sta. Destruction is La intense. distruzione è intensa ma breve. To create and lay claim to life is to endure an endlessly prolonged existence. Cercare di vivere a lungo significa semplicemente prolungare la propria esistenza, non gliene frega niente praticamente. Even if the answer turns out to be your own Anche destruction. se la risposta risulta essere la tua stessa What is distruzione. important is not the Cos'è answer. risposta? Cos'è importante non è la risposta, ma quello Exist che esiste. just as you exist. Everything exists to be destroyed. Emanators are no different. Tutto esiste per essere distrutto, gli Emanator non sono diversi. Ok, ci sta. È interessante perché qua torniamo allo stesso collegamento che faceva Argenti, secondo me. E qui torniamo allo stesso collegamento che faceva Argenti. Quindi mi chiedo se anche Duke stia facendo lo stesso ragionamento, no? Perché l'unica fissazione di Duke è di farsi vedere da Nanook. E quindi c'è.
c'è sempre quel riferimento di Argenti che dice: più sei vicino alla morte, e più è probabile che tu venga, che tu possa vedere Leon del tuo pat. Quindi è interessante, no? Anche se Pennacon è nata dal vuoto. What? Cioè, come Pennacon è nata dal vuoto, l'impossibile è qualcosa che ancora deve succedere. What? A cosa fa riferimento? Accetto. Ah, ok, accetto. Accetta il duello. No, è il contrario, Kala. Sarai testimone della più brillante e del più brillante e intenso fuoco nell'esistenza, che possa questa fiamma illuminare le profondità dei tuoi sogni. Hai fatto un errore. Questa spada rimane nel suo... Come si chiama? Com'è che si chiama? Podero, ok. Rimane nel suo podero, non per... Non so così. Ah, ok. Ok, non per pietà o per disprezzo. È un segreto personale che non voglio dire, ma forse... per essere reciproca. Ti rivelerò la verità. The Hunt non è il path che seguo. Che la morte possa essere la fine del tuo sogno senza limiti, no? I still see them in my dreams. Hold it. Your time hasn't come yet. Holy shit, ok. Ok. Gli ha mostrato quale path segue e l'ha massacrato, quindi ok. Quindi è stata veramente Acheron. Scelta personale, Gian. Dipende dalle stat che hai. Interessante. E qua si ricordava, ok, quindi ha distrutto Ifrit, perché è Ifrit che voleva essere distrutto, ha risparmiato i figli di Ifrit, quindi Constance è viva. Constance è viva. Constance è viva, ok? Ma oltre a questo, comunque era molto importante. Adesso dice a Sam, fermati, non è ancora la tua ora. Non è Copium, Constance è vivo. I've seen many clever disguises that can conceal appearances. They can never cover up who a person really is. And you're no different. Comunque, ho visto un sacco di travestimenti intelligenti che possono coprire l'apparenza, ma non possono mai coprire com'è veramente una persona e tu non sei diversa. You had no desire to kill the Trailblazer. You only did what you did to drive me and the Memo Keeper away, but why? Non vuoi uccidere il Trailblazer? Quello che hai fatto l'hai fatto per portare me e la Memo Keeper via, ma perché? Did Destiny's slave make you do it?
te l'ha fatto fare Destiny Slave è Kafka o è Elio? Destiny Slave è Elio? Conosce Elio? Beh, tecnicamente è anche Kafka in realtà, però sì, è Elio. You know, Elio. Ok. I thought this is just the kind of thing that'd get written into your script. Pensavo che questo fosse il tipo di cosa che sarebbe stata scritta nel tuo script, nello script dato da Elio. My script has always been brief. Other than that, anything beyond that is... Il mio script è sempre stato breve. Oltre a quello, tutto quello che c'è oltre a quello non è necessario. Conosce la mia natura, c'è solamente un destino dalla quale nessuno può scappare, la morte. E fino a quello ho il privilegio della scelta. However, you appear to be ignorant of this, so it's time for me to inquire. Who exactly are you? Ma tu sembri che non lo sai, quindi devo chiederti chi sei veramente. Not your enemy. Non un tuo nemico, ok. That's not, non è quello che ho chiesto, ok. I don't deserve your curiosity. Non merito la tua curiosità. Loners wandering the cosmos always have their secrets. Chi gira solo per l'universo ha sempre i suoi segreti. Sono ricercata dall'IPC. Sono ricercata dall'IPC, quindi non stupirti che so qualcosa sugli Stellaron Hunters, perché anche loro sono ricercati all'IPC comunque, quindi sì. Bella, bei gruppi comunque, tutti ricercati all'IPC, interessante. Maybe I can help. Forse posso aiutare. What reason would you have for doing that? Che ragione dovresti avere per aiutarci? I tend to forget things. Tendo a dimenticarmi le cose. Ok, questa è la frase che dice, che ha detto anche a noi, sì. Uso le mie emozioni per ricordarmi quello che non mi ricorderei normalmente. So chi c'è dentro quell'armatura. Che ne pensi? Ti toglieresti quell'armatura e ti fermi? Ok, e ti siedi con me a parlare? It's not yet time. Non è ancora il momento. I don't need help. Non ho bisogno di aiuto, ma posso darti un consiglio che renderebbe le cose meglio per te e me. Minchia, oh, che scena incredibile. If your goal is the Watchmaker's legacy, then go look into the family. Not only are they covering up the existence of death, but they're burying the past and the truth about what happens inside the dreamscape. Se il tuo obiettivo è l'eredità del Watchmaker, cerca nella family. Ma perché l'obiettivo di lei dovrebbe essere l'eredità del Watchmaker? Cos'è l'eredità del Watchmaker? Non solo stanno coprendo l'esistenza di Death, ma stanno anche seppellendo il passato e la verità su quello che succede nel Dreamscape. Lo sto già facendo. L'Astral Express non è un tuo nemico. Lo so. Ma non mi sarei mai aspettato di sentirtelo dire. Lì, ok. What's next then? The Trailblazer has been taken by Black Swan. Il Trailblazer è stato preso da Black Swan, lo cercherai. Non ce n'è bisogno. No harm in mentioning that Elio's only given me one instruction. Get all of the Astral Express to track down the Grand Legacy. What? Ok, ok, beh, questo non è strano. Ok, ok, ok. Questo non è strano. Non c'è pericolo in dire che Elio mi ha dato solo un'istruzione, un ordine, un comando.
fai in modo che tutto l'Astral Express trovi l'eredità del Watchmaker. Questo sappiamo già che tutto quello che fa Elio serve a portare noi in qualche modo a non lo so, cioè serve a guidare noi verso un obiettivo che Elio sa che noi non sappiamo qual è. Quindi interessante. Mattia, guarda le sue debolezze e vai di quello. È il massimo che ti posso dire. E soprattutto body healing bonus sul leader se stai usando un healer. O usa degli shielder. Ok. Quindi l'unica istruzione che ha Sam è aiuta l'Astral Express a rintracciare l'eredità del Watchmaker. Ora, qual è l'obiettivo che ha Elio per noi? Farci in qualche modo camminare su tutti i path di tutti gli Ion. Almeno questo è quello che ho capito, ok? Ed è quello che sembra che stiamo facendo. Quindi mi viene da dire che l'eredità del Watchmaker a questo punto sia il path dell'Harmony. I tried settling this in an easier and more direct way, but as you can see, here I am confronting you. I failed. Ho provato a farlo in un modo più facile e diretto, ma come puoi vedere ho fallito. Non posso andare contro lo script di Elio. The so-called impossible is merely something that has yet to happen. Siren, non guardo niente finché non finisco la storia, perdone. L'impossibile è solamente qualcosa che deve ancora succedere. Prima che ci dividiamo posso chiederti un'ultima cosa. C'è qualcosa nel tuo script su di me? Mi piacerebbe sapere che cosa lascio io in quel destino già previsto. Questo mi sembra già... Cioè, se anche Acheron sa del discorso del destino già previsto, stiamo veramente parlando... Cioè, Elio è veramente con la finality? Possibile? Sa già tutto quello che deve succedere, quindi ok. Cioè, lei ha un ruolo nel destino previsto da Elio? Nello script che è stato dato a Sam non c'è Acheron. Avrei detto, nello script dato da Elio a Sam non c'è Acheron. I knew it. Questo forse mi porto troppo avanti, rafforza l'idea, rafforza la mia idea che essendo... Questo rafforza il capo degli Stellar Hunter, Felix. Questo rafforza l'idea che essendo Acheron una self-annihilator è destinata a scomparire più si avvicina a Nine. Hang on. Aspetta. I... Don't. Io non. Don't. What? Your first question. La tua prima domanda era: sogni ancora di tutti quelli che sono morti per mano tua? La prima domanda era: hai ancora dei sogni di delle cioè sogni ancora le persone che sono morte per causa tua? No. F. Sono nato con senza l'abilità di sognare, vivo per questa fredda realtà, per un
po' di luce e per bruciare, continuare a bruciare finché non divento cenere. Holy shit. Sono geloso di te. Is that so? And you're already living in the waking world. Allora stai già, visto che non puoi sognare, stai già vivendo nel mondo reale. About Miss Firefly from Black Swan, but we never expected Miss Robin to. Ok, cioè, ok, Sam è chiaramente Firefly e va bene, però di tutta questa storia questa è la cosa meno importante di tutte. Di tutto quello che ho appena visto, ok, questa cosa è la meno importante di tutte. Scusatemi, ma è l'ultima cosa a cui penso, ok? Cioè, letteralmente, c'è, che figo, che bello, che c'è iniziata col botto sta roba, oh, lì. Abbiamo sentito di Firefly da Black Swan, ma non ci aspettavamo anche Miss Robin, da Robin, ok? I'm sorry that I couldn't be with you then. Mi dispiace che non, so, che non ero con te. Reality cruises on. Serenity, while undercurrents bubble up from the dreamscape. Just like that memo keeper said. Walt, come cazzo parli? Cosa hai detto? Cosa significa, madonna? Scusate un attimo. Devo tradurre. La realtà scorre serena mentre le correnti sotterranee emergono dal paesaggio, dai sogni, che è dal dreamscape, come ha detto il Memo Keeper, ok? No, cioè, devo tradurlo, cioè, incredibile. Ciao, Dani. Stay strong, everyone. We can still do what we can for them. Starting with finding... Tenete duro, possiamo ancora fare quello che possiamo per loro. Cominciando a trovare l'assassino. Let's recap everything. Ok, facciamo un recap di tutto. The Trailblazer just reminded me of something. March, do you remember what that family rep who negotiated with us? March, ti ricordi cosa ci ha detto quella rappresentante della family che ha negoziato con noi? Indeed, we trust that the nameless has nothing to do with this, and we also beg each of you to help assist the family in verifying the identity of the deceased. Crediamo che i Nameless non abbiano niente a che fare con questo e vi preghiamo di aiutarci a verificare l'identità di chi è stato ucciso. Ok, fatto riferimento a Firefly. He seemed a little evasive at the time. And he also failed to mention anything about the earlier murder too. Sembrava un po' evasivo e non ha menzionato niente su un assassino, cioè, che c'è stato precedentemente riferito a Robin. Robin è morta davvero. La famiglia sta pianificando, cioè vuole coprire tutte le notizie sulla morte di Robin. Se le news si vengono a scoprire, Penacony diventa un bagno di sangue. Perché però? But the murder that followed closely after was obviously beyond their anticipation. The family had to try and turn things to their advantage by bringing in reinforcements from outside. The Charmany Festival is snowed under. They must be snowed under. Ok, deve essere pieno, ok? Qualcosa del genere. L'omicidio che è successo subito dopo quello di Robin era... non poteva essere anticipato da loro. La famiglia doveva provare a portare le cose a loro vantaggio, chiamando rainforzi dall'esterno. Il Charmany Festival è vicino, quindi sono pieni, credo. Sono pieni di roba da fare. Firefly's murder had so many witnesses that it couldn't be covered up. So they went with the flow and let more people on the scene to control the situation. Poteva anche essere che l'omicidio di Firefly aveva così tanti testimoni che non poteva essere coperto. Quindi
hanno seguito quello che è successo, hanno lasciato a più persone sulla scena a controllare la situazione. Dopo tutto, la natura dei due omicidi è differente. La famiglia di prima protettiva dovrebbe essere contro i malicious actors among the guests, such as that IPC envoy. Le misure di sicurezza della famiglia dovrebbero essere contro persone malvagie, ok, tra gli ospiti, come Aventurin dell'IPC. Quindi Himeko già di base vede Aventurin come un pezzo di... Ok. Interessante. Aventurin era preoccupato della Galaxy Ranger. March è Fived. Vedi perché March lo vedi per... Lo so, io lo so che March diventerà. Lei è smart, è super smart. Oh, mi è sempre sembrato che i motivi di Aventurin per accusare Acheron sono subdoli, no? Possiamo veramente credergli? Quante ne sa? Quante ne sa? Ho paura che gli unici di cui possiamo fidarci siamo noi stessi. True. Proviamo a raccogliere informazioni e poi facciamo un elenco di tutti i risultati che possiamo. Dopo li guardiamo uno ad uno, eliminiamo le contraddizioni una alla volta. Meno fatti rimangono e più vicini siamo alla verità. Foreboding, cosa significa foreboding? Presentimento. Ho ancora questo presentimento, è come se siamo rinchiusi in un... Madonna, perché non so l'italiano? Whirlpool è letteralmente... È tipo in una vasca... Come si dice in italiano? In un vortice, no? Ok. Continuiamo a girare attorno all'eredità, anche dopo tutto quello che è successo. What are we going to say to the family and Aventurine? Va bene, Brescio. È una marca di retro. No, Zobo, chiaramente non. Vabbè. Questa volta stiamo facendo. Abbiamo un ruolo di un vero detective. Prima che iniziamo, cosa diremo alla famiglia Aventurine? La famiglia harbors no ill will towards the Astral Express. If they didn't trust the crew, they wouldn't have casually commissioned outsiders to investigate a case that's in all likelihood a scandal. Questo è quello che diceva anche Aventurin. Per come vedo le cose, la famiglia non ha cattive intenzioni verso l'Astral Express. Se non si fidavano di noi, non ci avrebbero chiesto di investigare su questo scandalo, no? Su questo omicidio. La cosa interessante è che tecnicamente sia la Family che Aventurin ci hanno chiesto la stessa cosa, di trovare chi è il colpevole degli omicidi. Plus, this is the family's turf. Teaming up with them should make things easier for us in the future. Questo è il territorio della famiglia. Andare con loro dovrebbe rendere le cose più facili per noi nel futuro. Per Aventurin vorrei sentire cosa ne pensi tu. Himeko chiede a Walt. Oi Kata, come va? Forte Acheron? Andy, grazie mille. Forte Acheron. E adesso siamo nel pieno della storia, insomma. Che tra l'altro è appena iniziata e già mi sembra che sia successo un casino. Aventurin è complesso. Ha volontariamente giocato lentamente le sue carte, ok, durante le negoziazioni, mentre continuiamo a girare in cerchio attorno a noi per un po'. Ok, sembrava convincente sia seguendo la ragione che le emozioni, non era forzato, ma il suo intento era ovvio. It's good to have contacts among all this uncertainty. Aventurine showed his skills, and as far as our interests are aligned,
Welt, per Welt Aventurin è un buon alleato, anche secondo me. È buono avere contatti tra tutta questa insicurezza. Aventurin ha mostrato le sue verità. E finché i nostri interessi si seguono, potrebbe diventare un buon alleato. E dobbiamo tenere una certa distanza dalla family. Non dobbiamo mai lasciarli avvicinare abbastanza. Fare team con l'IPC aiuta a bilanciare le cose. Ok, dobbiamo andare un po' con l'IPC e un po' con la family. E se una delle due parti fa una mossa sbagliata, dobbiamo allontanarci, no? Questo è quello che pensa Welt. Quindi consigli di accettare la proposta di Aventurin? Sì. Oh, ok. È rischioso. Ma possiamo solamente aspettare finché entrambe le parti hanno giocato le loro carte prima di fare dei giudizi ulteriori, ok? Sta parlando di family e IPC. Quante ne sa, quante ne sa, quanto è smart, madonna. C'è un sacco di gente cattiva qua in giro e ho paura che ci pugnalino alle spalle. Il Trailblazer è già stato bullizzato un po' di volte fino ad ora e non lo sopporto più, ok? March è sempre la voce della... non lo so, va bene. Va bene, puoi bullizzarmi quando vuoi. Va bene, concentriamoci sul quadro completo. You're like a broken record. Forget about it. Just let me keep an eye on him. If that doesn't work, we can just turn the tables and use him instead. Lasciatemi tenere un occhio su Aventurin. Se quello non funziona, possiamo girarle. Cioè, girare le carte in tavola e usarlo. E usarlo noi invece. Usare noi che usiamo Aventurin, non il contrario. Could you please reply to Aventurin? Everyone. Take this time to put together your thoughts. Puoi rispondere ad Aventurin? Ok. Quindi stiamo accettando la proposta di team di Aventurin. Collaboreremo. Fantastico. La tua risposta è arrivata prima di quel che pensassi. Da adesso saremo in questo insieme. Oh, ci ha dato 100k di crediti. That's it. Dammi un altro 100k. Holy wait, che cazzo di interazione è? Ma che interazione è? Scusami. Ok, c'è qualcosa per la nostra partnership. 100.000 crediti, tutto qui. Non sembra troppo, dammi un altro 100k, rich boy. L'ho mandato troppo presto, ecco un piccolo extra per augurarvi buona fortuna. Ok, altri 100k. Come ho anticipato, la famiglia sta per far vuole nascondere il caso di Robin. Quindi il suo caso è un segreto tra noi. Ma l'altro caso, quello di Firefly, dipende da che scuse hanno preparato per voi. Per ora me ne vado. Ok, non vedo l'ora di incontrarvi, ok? Ma i 200k? Ah, ce li ha mandati davvero! Oh, ma che figo! Ok. Ok. La descrizione del contatto di Aventurin. Sì, non l'ho letta. L'obiettivo di Aventurin è provare a ricatturare Penacony per l'IPC. Sì. Per farlo avrà bisogno di buttare giù la famiglia nella sua interezza e creare una chance abbastanza grossa. L'esistenza di Death verrà coperta, verrà nascosta dalla family. Quindi come pianifica a buttarli giù dalla leadership di Penacony? Deve essere qualcosa di abbastanza importante di cui tutti possano accorgersi.
Ma non può essere niente. Non può essere niente di troppo all'aperto. Forse andrà per l'hotel, andrà per la famiglia, andrà per Akron, andrà per l'Astral Express. Sì, Spisa, infatti. Mica si può ricordare quella varia. Aventurine has devoted considerable attention to her. But this galaxy ring, he's definitely going for the family. Sta decisamente andando per la family, ma dipende da come. L'Harmony è forte a Penacon, è quasi impossibile di affrontarli faccia a faccia. Il fatto che l'IPC ha mandato qui Aventurine mostra che non intendono semplicemente giocare al loro gioco qui. An attack on the hotel guests? Unlikely. Penacony's guests include quite a few bigwigs known throughout the whole cosmos. People who not even the IPC would dare take lightly. Ok, non attaccherebbe l'hotel perché gli ospiti dell'hotel includono un bel po' di persone importanti attraverso dell'universo e neanche l'IPC farebbe cagate su con loro, ok? Sono solo speculazioni, in ogni caso dobbiamo stare attenti quando gestiamo Aventurine. È abile a leggere le persone e a scegliere il momento giusto per colpire. È un gambler nato. E vuole andare all-in per vincere. Fammi vedere la roba del messaggio. Dov'è che erano i messaggi? No, non era questo. Dov'è che sono i messaggi della gente che non mi ricordo più? Beh. Always open to pull for your game account. Ah, l'ho letto adesso, ok. Aventurine in pulla per noi. Proprio lui, che giocatore. Ok. Vediamo Wild cosa dice. Oddio santo, qua mi serve un cazzo di dizionario. Ok. Aventurine ha detto qualcosa che mi preoccupa. Ha accusato Acheron di uccidere Robin senza prove. Ma non ha detto niente sulla sua connessione al Memory Zone Meme ad Ette o sul perché ti stesse stalkerando. Era un'accusa senza fondamenta. Che serve solo a renderlo più sospetto. Maybe Aventurine's goal was never to gain our trust. Maybe he wanted to foster a feeling of enmity towards Acheron and make the situation more volatile. Two birds, one stone. Forse l'obiettivo di Aventurine non è mai stato guadagnare la nostra fiducia. Forse voleva solo creare un sentimento, cioè. Voleva farci andare contro Acheron e fare in modo che la situazione fosse più volatile. Due piccioni con una... Ok, due piccioni con una fa. However, I asked Don Hung back on the Express to confirm that story about the Annihilation Gang and the lost messages. It wasn't something that Aventurine made up out of thin air. Ho chiesto a Don Hung di confermare che la storia sull'Annihilation Gang non è qualcosa che si è inventato. Qual è la tua impressione di Acheron? Powerful. Oh oh. Quando dico che lei è troppo forte, non possiamo dirlo. Non possiamo dire che lei è troppo forte. Perché la mia risposta è stata... Lui ha detto qual è la tua impressione di Acheron e la mia risposta è stata è forte. È potente. E non possiamo dirglielo. That fits the stereotype of a Galaxy Ranger to a T. È adatto allo stereotipo di un Galaxy Ranger. Cosa significa? Sono eccentrici. Ok.
E vogliono stare da soli. Ecco perché l'hanno sospettata. E le altre risposte? Bella domanda. Qualsiasi cosa succeda, non fidarti completamente di Aventurin. Non possiamo essere manipolati da lui. Io ho scelto non sembra di ricordare. Mi pare non ha seguito il rosso perché è l'unica scelta che puoi dare. Rio, io ho dato una risposta diversa, ma ha dato lo stesso prompt. Sempre in rosso, Rio. Quindi qualsiasi risposta, se vogliamo parlare di Acheron, non possiamo. Se vogliamo parlare di Acheron, non possiamo. Il sorriso di Crocky è sempre radiante, ok. Non sappiamo ancora se il suo sguardo può raggiungere ogni angolo dei sogni, del realm dei sogni. Quindi da questo vediamo che non puoi dire nulla di lei o che non ci ricordiamo. Possiamo solo dire che non ricordiamo. E perché la sua esistenza sta sparendo? Prima opzione. Seconda opzione, che è ancora più interessante, sembra lo stesso effetto della sostanza che ci ha fatto mangiare Ruan Mei nella sua quest. Tra l'altro. Esatto, Lori. Sembra esattamente lo stesso effetto della sostanza che ci ha fatto mangiare Ruan Mei. Però ha più senso col fatto che, essendo che lei sta scomparendo, è come se non fosse mai esistita come esistenza. Probabilmente noi non possiamo parlare di qualcosa che non è mai esistito. Quindi, Madonna, interessante. Interessante. E qua c'è Mars. Ok. Non è che non possiamo dire che proprio non ricordiamo. Esatto. E non sappiamo quale delle due. L'influenza di Nine arriva a questo punto. Non penso neanche che sia necessariamente l'influenza diretta di Nine. Penso sia proprio il patto della Nihility che sia così. Qualcosa del genere. GG, io con Good Night mi sembrava comunque abbastanza forte. Se vuoi la light, non ci puoi provare. Però se vuoi pullare qualcos'altro, occhio. No, ma infatti io non credo... Cioè, Rio, è più probabile che sia un effetto passivo della Nihility questo. E non diretto. Cioè, non diretto, ma indiretto. Cioè, il fatto che... Come se non fosse mai esistito. Non lo so, è un po' una roba strana, perché anche così non ha senso. No, in realtà ha senso, cioè potrebbe essere un effetto indiretto della Nihility questa roba qui. Perché effettivamente è la prima volta che noi abbiamo un approccio con la Nihility. Dato che sta svanendo Acheron, svaniscono anche i ricordi delle altre persone hanno di lei. Esatto, Rio, anche secondo me. Ed è quello che dicevo, no? È quello che ho detto, secondo me Acheron è destinata a morire. È destinata a sparire, perché è così. Il destino di tutti i self-annihilator, no? E se ne stava parlando anche nei giorni scorsi con i trailer e varie cose. E questo ha senso. E infatti quando... È interessante che dice nello script di Helion non c'è Acheron. E lei dice ok, immaginavo, lo sapevo. In tutto questo Sparkle è in giro a fare danni. Sì, infatti non vedo l'ora di trovare Sparkle. I hope it's not too soon to bring it up. But I feel like Miss Robin isn't actually dead, but that she's still alive and well somewhere. But everything's just
some horrible prank. Spero che non sia troppo presto, ma sento che Robin non è morta, ma che è ancora viva e stia bene da qualche parte. Che sia tutto uno scherzo. Because aren't we supposed to be inside a dream? How could someone die in a beautiful dreamscape? Non dovremmo essere in un sogno? Come può qualcuno morire in un sogno come questo? Non dovrebbero succedere solo cose belle qui. Povera Marge. Beh, in realtà non lo sappiamo, Ria. Però il discorso che sta sparendo per la Nility ha senso, cioè quello sì. Whenever I see the Grand Theater, I just can't stop all these thoughts from flooding my head. Quando vedo il teatro non posso fermare tutti questi pensieri da riempire la mia testa. Pensi che la famiglia sia dietro tutto questo? No. After all, they've brought everyone this sleepy dreamscape, which everyone loves. Hanno portato tutti qua in questo dreamscape che tutti amano. Sembra solo che sto iniziando a capirli sempre meno. Everyone's still having a great time out there on the streets. Nobody knows what's happened. It's all so unreal. As if Firefly, Miss Robin. Ah, quello è vero, Rio. We're all outsiders from another world. Si stanno tutti divertendo sulle strade, nessuno sa cosa è successo, è tutto così surreale, come se Firefly e Robin e noi fossimo tutti degli esterni da un altro mondo. Che questo supporta molto la teoria che in realtà l'Harmony sta facendo il lavaggio del cervello a tutti quelli che sono nel Dreamscape. Ok, vorrei bere della soda per aiutarmi a calmarmi. Ma dopo sarei esattamente come tutti gli altri sulla strada. Looks like Aventurine doesn't need anything else. Let's turn our attention to the family's assignment for now. Himiko, what do you think? A parte che io penso che l'eredità del Watchmaker noi ce l'abbiamo già. Che è il potere che ci ha dato Clocky. Penso sia quello, tra l'altro. Sembra che Aventurine non abbia bisogno di altro. Mostriamo la nostra attenzione alla family. Ah, alle missioni della family. Cosa ne pensi? Tra le prove che abbiamo, i due omicidi che ha testimoniato il Trailblazer sono connessi direttamente. Inizierei da qui. If a person dies in a dream, what happens to them in real life? Seeking, quello sicuro. Behest, why not pop back out to reality and verify Miss Firefly's situation back at the hotel? Una cosa di cui sono curioso, se una persona muore in un sogno, cosa gli succede nella vita reale? Perché non andiamo nella realtà e verifichiamo la situazione di Firefly all'hotel? Forse potremmo anche investigare su di lei mentre siamo lì. Perché non ci dividiamo in due gruppi? Ci sono ancora un paio di cose sulle quali dobbiamo concentrarci dentro il Dreamscape. Investigherò queste e ci colleghiamo dopo. Welt deve investigare su qualcosa nel Dreamscape e lo vuole fare da sola. Pensavo di vedere finalmente Himiko e Welt in una missione insieme, ok? Welt va in missione solitaria, ok? C'è qualcuno che si sta spiando? I'd be embarrassed too, getting stared at like that. Oh.
Sarei imbarazzata anche io se fossi osservata così. Forgive me. My name is Welt Yang. I'm one of the crew members on the Astral Express. I believe you've met my colleagues. Welt sa benissimo chi sta guardando in questo momento. Sono uno dei membri della crew dell'Astral Express. Credo che hai incontrato i miei colleghi. Non puoi ricordarti di Welt. Is there something about my name? Non puoi sapere il nome di Welt. C'è qualcosa sul mio nome? First. Non vuoi sapere il mio nome? I already do, Miss Acheron. Ok, lo so già. What are they saying about me? Cosa dicono di me? Some claim that you're the real... Alcuni dicono che sei il vero colpevole dietro questi omicidi. Che la morte dell'Annihilation Gang è un risultato della tua spada. E che ora stai cercando di creare un altro bagno di sangue a Penacony. Ifrit of Everflame Mansion. Ifrit of Everflame Mansion. Tragic fate. That duke turned his dying body to flames and sacrificed his life as a martyr. He was a determined and heroic pathstrider. Not even a villain should be disparaged like this. Destino tragico. Il duke ha trasformato il suo corpo morente in fiamme e ha sacrificato la sua vita come un martire. Si è suicidato. Era determinato. È un eroico Pat Strider. Guarda che mi sottolineano Pat Strider e non Emanator qua, interessante, non succede mai. Neanche un villain dovrebbe essere disprezzato. No, disparaged, non so così. Denigrato così, ok. C'erano un sacco di sospettati invitati, pensi davvero? What? Holy. No way. No way. Holy. C'era un sacco di invitati sospetti. Pensi davvero che una spada sia più pericolosa del buco nero che stai tenendo? Holy. Lei sa. Lei sa troppo. Lei sa troppo. Not even the family managed to point out the truth behind this cane. Hai un buon intuito, neanche la family è riuscita a scoprire la verità dietro questo bastone. Beh, a parte che lei di buchi neri è sicuramente esperta. So you must surely know, Miss Acheron. Quindi dovresti sapere sicuramente che dare uno sguardo dentro, guardare in un buco nero non è una mossa saggia. Come un pericolo potenziale, la tua conoscenza di noi ha raggiunto una profondità non... come cazzo si dice in italiano? Scomodo, ok? Non scomodo, cioè, sai un po' troppo di noi e questa cosa non mi piace, Acheron, ok? Questo è quello che sta dicendo Welt. Reveal your true identity and intentions, otherwise brace yourself for gravitational disintegration. Holy shit! Questo è il modo più gentile che poteva avere Welt di minacciare qualcuno. Holy shit. Va benissimo, Lauri. Questo è il modo più gentile che potevo leggere di questa roba. Rivela la tua vera identità e intenzioni, altrimenti preparati a una disintegrazione gravitazionale. Cioè, letteralmente. Ok. Ok. That shouldn't be necessary. Non dovrebbe essere necessario. If it makes the nameless feel less defensive, I'll be happy to abide. Ma se rende i nameless meno difensivi, lo farò. Believe it or not, Galaxy Ranger, Acheron. Those are the names I got to this very day. My trip to Penacony is solely to fulfill. Non penso che abbia visto anche di peggio, Matt Welt, sarò onesto. Anzi, senza penso. Credici o no, Galaxy Ranger o Acheron sono nomi che uso fino, che ho usato fino ad oggi. Il mio viaggio a Penacony è solamente per riempire una richiesta di qualcuno.
Sono qua per la dinastia del Watchmaker, è tutto qua. Sono stata abbastanza onesta. Ancora non vuoi dire la tua vera identità? Non è che non voglio, è solo che non posso. Sono arrivata fino a qui e non posso riassumere tutto in poche parole. And I won't be asking any more questions, such as why the Astral Express is roaming around the cosmos with a Stellaron on board. Oh, ma qui ci sono... Qua ci sono occhiatine, sguardini, paroline, un po' di frecciatine qua e là in ogni singola frase, comunque. Tutti hanno un passato di cui non possono parlare, segreti che non vogliono rivelare, e non chiederò altre domande come il perché l'Astral Express gira per l'universo con uno Stellaron a bordo, ad esempio. Io pensavo che Acheron non si ricordasse un cazzo, invece a me sembra che Acheron si ricordi un sacco di cose, ok? A me sembra che Acheron la memoria ce l'abbia molto buona, onestamente. Is she okay? That memo keeper didn't do anything, right? Sta bene. Black Swan non gli ha fatto niente, vero? Sta parlando di noi. She's fine. Let's just stick with the topic. Gaining my trust depends on how much you're willing to reveal. Interessante. Sta bene. Rimaniamo su questo argomento. Guadagnare la mia fiducia dipende su quanto vuoi rivelare. I've run around many different Penacony dreamscapes just to try and find that legacy. And during this period I came into contact with quite a few guests. In the process. Sono stato in diversi dreamscape di Penacony per provare a trovare quell'eredità e durante questo periodo sono entrato in contatto con alcuni ospiti. Nel processo ho realizzato che il segreto di Penacony potrebbe essere legato alla Trailblaze. Ai Nameless ad Akivili. Ed è per questo che sono venuto a chiedere il tuo aiuto. Non ho abbastanza prove, ma vorrei speculare qualcosa. La fonte di tutte le tragedie è nella Family. Se potessi credermi, potremmo trovare la prova per supportare questo... questa affermazione. Ok. Dici qualcosa che non sappiamo, true. Acheron vuole cucinare, esatto. Tutti vogliono cucinare. La cosa interessante è che tutti sono contro la Family. Quindi abbiamo l'IPC e Acheron che sono contro la Family e probabilmente anche... Vabbè, gli Stellaron Hunter non credo gliene freghi un cazzo della Family, è più che vogliono aiutare noi a trovare l'eredità, ok? Però Helios sa tutto. Mr. Yang, I think you've come to the same... Welt, tu sei arrivato alla stessa conclusione. Let's leave it at that. For now, I'll choose to believe that you bear no... Lasciamolo così, per ora voglio credere che tu non hai ostilità nei miei confronti. Condividi quello che scopri con me e solamente con me. Attenzione! Condividi quello che scopri con me e solo con me. Non voglio che le tue speculazioni interferiscano con il giudizio degli altri senza delle prove. Ok. Welt iperprotettivo. Mm-hmm. Ok. By the way, would you like something to drink? Before we go, no, how no, about two cups of wake the heck up? No. Ti piacerebbe bere qualcosa prima che andiamo? Che ne pensi di due tazze di Wake the Heck Up? What the fuck, è una bevanda di pane con tipo un caffè? No, quattro tazze. Ok. Perché la conversazione che stiamo per avere durerà per sempre. Ah. Ha invitato a bere Wild comunque. Nello stesso momento, nell'hotel nel mondo reale, siamo al L'ho guardata per un bel po' e il primo invito era nell'atrio dell'hotel. She just sat
Era seduta in un angolo, silenziosa, e stava bevendo le tazze di Wake the Heck Up, che è quello che ho offerto a Walt. Sta parlando di Acheron. Only for people allergic to Soul Glad. And she said, gli ho detto che è pungente e è una bevanda amara ed è solo per le persone allergiche alla Soul Glad, lei ha detto. But I don't taste any difference at all between them. Veramente, ma io non sento nessuna differenza tra queste bevande, ok? The guest rooms are charmingly minimalist. La stanza degli ospiti sono minimalisti. Un'estetica che condividi, Acheron. It's a cinch, this music box. The invitation received by the Annihilation Gang. There are latent memories that linger on it yet. Sei un cinch. È la stanza di Acheron, mi sa, sì. La music box di Acheron ha ancora i marchi dell'Annihilation Gang, no? Ci sono ancora delle memorie su la music box. Le tue memorie non sono solamente le tue, viaggiano in altre persone, altre cose. Io lo so. Io so molto e posso predire ancora di più. Con un po' di aiuto i morti possono parlare. The Annihilation Gang, that band of desperados who all disappeared after meeting you. What exactly happened to them? Cosa è successo esattamente all'Annihilation Gang? Lascia che lo riveli tutto. E qui entriamo nel corto. Questa è... come cazzo si chiama? È la tipa dell'Annihilation Gang. Come si chiama? Come si chiama? Come si chiama? La bambola, la morta, la... È Dubra. È Dubra. Ah beh, vaffanculo. Vabbè, ok. Ovunque vadano... verranno incontrati dall'Annihilation... È la voce di Frit. L'altra è una delle sue figlie, sì. Questa è la memoria residua da quando l'invito è stato mandato, ok? Hanno cercato rifugio nella terra in una terra dormiente, vabbè, dei sogni praticamente. E volevano solamente riposare indisturbati, lontani dalle tempeste. Figli delle fiamme, questo marchia il vostro rito di passaggio. Ah, questo è il trailer, è il Myriad Celestia. Akash, ok. Da Everframe Mansion è partita su un viaggio e non avevano idea di che cosa li aspettava. Non c'è abbiamo sentito Dubra. Se non mi fai sentire Constance, do per scontato 100% che è una traditrice ed è ancora viva e se n'è andata prima. Memory recovery is going well, but slowly. She'll be here soon and time is short. Il recupero delle memorie sta andando bene ma lentamente, sarà qui presto e il tempo è breve. Non c'è nessun altro qui, quindi non c'è bisogno di essere delicati. È meglio se vado all-in praticamente sulla cosa. È successo qualcosa mentre cercava nelle memorie? La memoria dopo di quello è bianca, come è vuota. This music box fell into Acheron's hands and she brought it to Penacony. That's a fact.
Com'è possibile? La music box è caduta nelle mani di Acheron e l'ha portata a pena, quindi quello è successo 100%. Ed è così che dovrebbe essere andata, ma sulla strada non ce lo fanno vedere. È stata cancellata, chi l'ha fatto? È Mithus? Wait, è Mithus? Aspetta, no, i cazzi con la memoria solitamente è Mithus che fa ste minchiate qua, wait, non c'entra, no? Chi sei? Bella Raspi. Ok, hai preso tutto, Franzi. Va bene, dai. Va bene, hai preso tutto. Chi sei? It's... No. Questa non ha una memoria. Do you serve the Garden of Recollection? Or the Cremators? Garden of Recollection, non è dei Cremators, lei? My name is Constance. A pleasure to meet you. We were supposed to meet in Pentagoni and spend it... unforgettable time together. Wait, è viva, è vegeta, è viva, esiste. Il mio nome è Constance, è un piacere conoscerti, dovevamo incontrarci a Pentagoni e spendere un tempo indimenticabile insieme. Ma non sembra realistico. Dahlia non è la benvenuta al banchetto. E so cosa stai cercando. Vuoi il suo segreto? Te lo posso dare. Te lo posso dare dopo, puoi goderti il banchetto per me. Ti auguro delle memorie indimenticabili. Come fa lei a introdursi nella memoria? Chi sono i Cremators? Sono sempre dei membri del Garden of Recollection, ma dei maledetti egoisti. Vabbè, sono sempre dei membri del Garden of Recollection, praticamente. E lei ha chiesto se sei un Memo Keeper. What? A phone. Wanna listen in? Stiamo guardando Aventurin. A few days ago, the IPC made an announcement. Madò, che figa, quanta roba sta succedendo oggi. Che figa. Allora, qualche giorno fa l'IPC ha fatto un annuncio. Sotto la guida del Marketing Development Department, in accordo con l'Interstellar Peace Charter, il regno indipendente di Sigonia è stato stabilito e prenderà un seggio legislativo nel Congresso Interstellare. Sta parlando del passato di Aventurin. Puts an end to the planet's long and bloody history, turning the sensational Kataka Avgen extinction event into a distant memory. Ok, la formazione di questa nuova politica, diciamo, è importante per il sistema di Sigonia, che era un pianeta.
Questo mette una fine alla storia lunga e di sangue del pianeta. Questo è importante, questo è loro. E trasforma questo evento di estinzione Katic-Avgin, che penso siano due tipi di, sono due specie, due razze di Sigonia, credo, in una memoria distante. Sigonia 4 is located in an unclaimed zone at the intersection of the Denise, Prothean, and Dornoz star clusters. The planet's surface environment is known for being extremely harsh, constantly faced with the threat of impact from small-scale celestial objects. Sigonia 4 è localizzata in una zona non che non appartiene a nessuno. Madonna mia, quanta roba c'è. Non reclamate, esatto. All'intersezione di Dnais, Prothean e Dornoz Star Clusters. Qua siamo proprio a tema Imaginary Treaty, brutto poi con il discorso dei sistemi planetari, interessante. La superficie del pianeta è dura ha sempre delle. Ok, viene sempre minacciata dall'impatto di oggetti celestiali, ok? This is why very few Meteoriti, tipo. intelligent species have made this planet their home. Ed è per questo che solamente Combining poche themselves specie with intelligenti several tribes to eke out hanno reso nomad questo pianeta la lifestyles loro as they casa. struggle to survive the arid desert wilderness. I They have developed cautus. their own folk beliefs that are independent of the Eon belief system. Si sono divisi in diverse tribù. Per uno stile di vita da nomade e avevano difficoltà a sopravvivere nel deserto arido. Hanno sviluppato il loro credo e sono indipendenti. Sono indipendenti dal credo degli Ion. Quindi dai Pat. Sigonia, Sigonia, ravenous eye of the storm, spurned by all the gods. L'occhio della tempesta. Respinto da tutti gli dèi. Terra della roccia, ma non dell'acqua, dell'elettricità, ma non della pioggia, del sangue, ma non delle lacrime. Continui a batterci con le tue stelle, riferite ai meteoriti. Ci distruggi con vento e tempeste e ci mastichi con i terremoti, tipo. Minchia, che vita di ma ok. Ci hai promesso una terra di miele, una terra dolce praticamente. Yokd. Minchia Yokd. Ha giocato. Ci avete promesso una terra fertile, tipo, immagino, ma ci avete messi sotto una spada. Che sono i Katika, sta parlando delle razze. Oh, Gaiatra Triclops. Se potete sentirmi, aprite i vostri tre occhi e guardate su questo bambino. Benj Bios, di cosa cazzo sta parlando? Aspettando. Hanno un altro sistema di dei? Ci sono altri dei al di fuori degli Ion qua dentro? Quindi c'erano queste due civiltà che si scontravano, che erano gli Avgin e i Katika, e gli Avgin credevano in questi Fenge Bios, un. What? Non credo esistano veramente. When you took his father, Quando avete preso suo my child padre, il mio bambino stava was ancora still dormendo nella mia sleeping pancia, doveva ancora unwell. nascere. E dove è And where andato mio has it marito? Devo been? andarci presto anch'io, sta morendo la I madre. too soon Sta a must go. Venturin? I
don't ask for a peaceful death. Just for you to tell me. Does the baby swaddled sweetly asleep? Potrebbero essere dei mortali molto forti, non vorrei dire di tanto. Does he dream of his mother's heartbeat? Non chiedo per una morte pacifica, ma voglio solo che mi dici. Questo bambino che sta dormendo sogna del battito cardiaco di sua madre, del suono della pioggia. Per favore dimmi che questa vita è solamente un sogno. Altrimenti perché questo bambino sarebbe nato per andare in faccia alla sua morte? Sta piovendo. Queste persone non si stavano mentendo. Hanno veramente evocato la pioggia. Possiamo andarcene via di qui. Possiamo tornare a casa. Wait, what? Gaiatra Triclops, se siete venuti. Li avete sentiti? Grazie. No, no, questi sono intesi proprio come dei. Hanno ascoltato le loro preghiere. Poi che esistano veramente è un altro discorso. Qualcuno ha fatto piovere? Caro, ascolta, questo sta parlando al marito morto. Questo è il suono della pioggia. No, sta parlando col figlio, non è vero, sta parlando con Aventurin, ok? Nel giorno in cui sei nato, il cielo ha mandato un regalo come questo da Gaiatra. Un bambino così fortunato, un bambino benedetto come il tuo nome. Un regalo da loro a Yavgin, il mio ragazzo. Che possa la dea Gaiatra chiudere i suoi occhi tre volte. Chiudere gli occhi tre volte. Si va in un pianeta desertico, sì. Ha associato la pioggia alla fortuna che avrà Venturi nella vita. Keep your blood. Continua a far pulsare il tuo sangue. Lascia che il tuo viaggio sia pacifico. E i tuoi piani sempre nascosti. Benvenuti in questo mondo triste, Kakavasha, bambino benedetto dal Gaiatra, interessante. In che senso, Mada? Ma stai scherzando? Abbiamo fatto 4 ore e mezzo di pulso. È il nome vero di Aventurin, sì. Sembra. Time to wake up, gambler. Questo è Ratio. Tempo di svegliarsi, gambler. Questo è Ratio, sicuro. Questo è Ratio, di sicuro. Oh, heavens. Devo aver bevuto troppo Soul Glad. Non mi aspettavo che tornassi così presto. Come andate? Hai trovato qualcosa? Lo so, ok. Nessuno fuori sa della morte di Robin. E non c'è nessuna ok, non c'è nessuna teoria. Comunque, ok. Nessuno sa della morte di Robin. Non ci sono teorie come si dice? Cospirazionista, si dice, non so. Stanno ancora trasmettendo stanno ancora trasmettendo le prove della cerimonia. Usando uno stand-in. Quindi qualcuno che sostituisce Robin. Ah, stanno trasmettendo le prove della cerimonia utilizzando qualcuno che sostituisce Robin, ok? Credo che stiano ancora sognando. Of course.
Who could imagine that death would actually descend? Che potremmo immaginare che la morte scenderebbe nel sogno creato dalla family? Per non parlare che la vittima dovrebbe essere la donna a capo del Charmony Festival. I didn't believe it. I even tested it a few times myself until I discovered that I couldn't actually die. Life, ma te lo dice l'interno, no? Danger, se non sbaglio, te lo dice sotto ogni parte. Ad essere onesto con te, non credo, e l'ho anche provato un po' di volte, fino a che non ho scoperto che non potevo morire. Si è suicidato nel sogno per capire se potesse morire, ok? Quando c'è un pericolo, vengo forzato a risvegliarmi nella Dream Pool, che è la vasca dove entrano in Pinnacle. Ed è come se tutto fosse un incubo. Ed è per questo che sono convinto che ci sono un paio di segreti dietro le scene. When I graciously deigned to establish connections with the Oak family on your behalf, they were quite in a pitiful state of disarray. Allora dovresti aver sentito del Memory Zone meme il Something Unto That. Quando mi sono degnato di fare una connessione con la Oak Family di Pinnacle, da parte tua, erano in un pitiful state of disarray. Erano incasinati. Pietoso disordine. Ok. Besides Robin, there was... Oltre a Robin c'era un altro corpo. Non so i dettagli esattamente. Ma so solamente che era un intruso, tipo un esterno. Quindi Aventurine non sapeva di Firefly, ok, interessante. Sono stati due casi. Ti ho detto che qualcosa mi sembrava strano sui Nameless. Perché quando ci hai incontrati noi eravamo già rincoglioniti perché era appena morta Firefly, no? Ti ho detto che c'era qualcosa che mi sembrava strano sui Nameless. Devo aver visto anche l'altro. Questo assassino è un patto, ma devo ammettere che il caso dovrebbe essere facile da scoprire. Possiamo sfruttare questa... Malfeasance, scusami, che sì. Ah, i misfatti della family e lasciare che l'IPC usi questo come motivo per intervenire. È solo che se i loro trucchi vanno più in profondità di quel che pensassi. Lo stand-in di Robin era pronta. Questi due assassini stanno venendo coperti, ok? Cosa dovremmo fare? È un'opportunità troppo rara da mancare, quindi devo stare attento. Cioè, stanno cercando... Ok, Aventurine, quindi l'IPC e l'Intelligenza Guild, ok? Perché l'Intelligenza Guild è sostenuta economicamente dall'IPC, quindi lavorano insieme. Vogliono riprendersi Pinnacle. E questa è l'opportunità migliore per farla, perché ci sono dei casini interni, come la morte di Robin. Incredibile gambler. Have you already exhausted your limit? Incredibile, hai già esaurito il tuo repertorio di trucchi così presto? Ci sono ancora un sacco di chips. Ma devo stare devo scegliere attentamente. La più diretta deve essere Robin. Sparkle mi ha detto di trovare trovare qualcosa di muto come amico. Robin is what she calls the mute. She has lost her voice, and while most people can't pick up on it, you and I cannot mistake that sound. Not produced by any voice box, but rather by the resonance of the harmony. Ok, quando Sparkle ha detto ad Aventurine di andare a parlare con una rotta, era perché intendeva con qualcuno di muto, e per muto intendeva Robin.
Ha perso la sua voce mentre la maggior parte delle persone non lo capiscono. Tu ed io non possiamo confondere quel suono. Non è prodotto da una voice box, ma è la risonanza dell'harmony. Ok. If that girl hadn't gone hoarse from singing practice, there'd only be one possibility. Something was up with the family. Or Robin herself. To get to the bottom of this, I tried every way I could to meet her. L'avevano cambiato. Cosa significa l'avevano cambiato, Dwarf? Non significa niente, l'avevano cambiato. Cosa significa? Il dialogo? Come l'hanno cambiato? Cioè, in che cosa significa lo hanno cambiato? Vabbè, comunque non è importante. Se quella ragazza, a meno che non la sua voce è diventata rauca mentre praticava. Mentre faceva pratica, c'è una possibilità. Qualcosa è successo con la famiglia o con Robin stessa. Per scoprirlo, ho provato qualsiasi cosa per incontrarla. Post pazzo hanno cambiato la linea di dialogo. Da rocca a mute. Ah, ok, vabbè, ma non serviva neanche perché già si capiva già solo così. But she died Ma lei è right morta before my davanti ai miei very occhi. eyes. Wait, what? È morta davanti ai miei occhi? A complete and utter loss. Incidentally, it seems to have resulted in your rather undignified arrival on the interrogation stand. There were eyewitnesses at the scene, and the family, in their graciousness, has tentatively accepted your alibi. However, for the foreseeable future, you shall, regrettably, find yourself under the vigilant watch of the hounds. Robin è morta davanti ad Aventurin. C'erano dei testimoni oculari sulla scena. La famiglia ha accettato il tuo alibi, ma per il futuro dovresti trovarti sotto l'occhio degli Hound. Per sicurezza? Gli Hound si fa riferimento alla Hound Family, chiaramente di Penacony. Well, things aren't looking too Le optimistic, cose non sono Doctor. buone, Starting to non stanno break out andando in a cold bene. sweat. Do you reckon there's still any chance of a C'è comeback, ancora una given how chance di things fare un are? comeback per come stanno le A cose? probability. Yes, it exists, but Sì, it verges on the esiste. infinitesimal. To Ok, phrase it in a manner more befitting the ma è future molto molto territory molto difficile, you're ok? dreaming. Ok. But if you simply can't control yourself and want to try your hand, then there just so happens to be a suitable candidate. Passare da Walter Atio è una bella. Sì. No, qui è molto interessante. Ok, nessuno sa della morte di Robin. È come se tutti stessero sognando. E stanno ancora trasmettendo le prove della cerimonia utilizzando una sostituzione. Chi poteva immaginare che la morte sarebbe scesa? Ok. Non ci potevo credere e l'ho anche testato un po' di volte, finché ho scoperto che non potevo veramente morire. Se c'è un pericolo sono forzato a risvegliarmi al Dream Pool, esatto. E per questo sono convinto che ci sono altri segreti. Allora devi aver sentito di Something Unto Death. Ho stabilito una connessione con la Hawk Family, erano in disordine, perché oltre a Robin c'era un altro corpo. L'assassino è un pazzo, devo ammetterlo, ma il caso dovrebbe essere facile. Possiamo sfruttare questa situazione con la famiglia e lasciare che l'APC la usi come ragione per intervenire. È solo che è più difficile di quel che pensassi. Lo stand-in di Robin era già pronto. Lo stand-in di Robin intenda qualcosa che facesse credere che Robin sia ancora viva, ma che non sia veramente Robin. Quindi o stanno parlando di Sparkle trasformata in Robin con la voce dell'Harmony, oppure stanno parlando
di un emanator dell'Harmony che ha preso le sembianze di Robin. Giusto? E infatti qui ha perso la sua voce, mentre un sacco di persone non riescono a capirlo, non possiamo sbagliarci. Quel suono non è prodotto da una voice box, parla dello stand-in, ma è la risonanza dell'Harmony. Quindi un emanator ha preso le sembianze di Robin per nascondere la morte di Robin? Può essere? Sappiamo che li chiamo emanator, ma in realtà si chiamano le strings di Shipe, che non sono necessariamente emanator, però sì, in realtà. Qualcuno ha preso le sembianze di Robin per morire al posto suo? Sì, sì, sì. Sappiamo che tutti i quattro emanator di Shipe possono prendere le sembianze dei membri della famiglia. Le cose non sembrano andare troppo bene. Sto iniziando a sudare. Adesso ci sono ancora chance di fare un comeback, visto come sono messe le cose. Una probabilità sì, esiste, ma è sugli infinitesimali. Per dirlo in un modo più adatto a Penacony, stai sognando. Ma se non puoi controllare te stesso e vuoi provarci, c'è un candidato ideale. Quell'uomo vuole vederti di nuovo. Chi? Sunday? Il fratello? Is this a public hearing or a private trial? If it were the former, it would hardly befit my stature to stoop to the role of a mere messenger. Aventuri? No, ok, Ratio fa solo da messaggero tra fazioni, quindi interessante. It's all great. You see, the dead can't talk. But the living can. È fantastico, è tutto fantastico, ma vedi, i morti non possono parlare, ma i vivi possono. Cosa cazzo significa? Sono that there must be something wrong inside the family. Just you wait and see. That man's sister has died. He can't sit on his. Sono convinto adesso che ci deve essere qualcosa di sbagliato nella family. Aspetta e guarda. La sorella di quell'uomo è morta. Non può stare fermo adesso. Parla di Sunday, no? Without any further ado, let's set off. Ok, portami da Sunday. Portami da Sunday. Oh, dici che figo. Siamo qui. Il Dewlight Pavilion è una nuova mappa, ok. Ok, siamo nella casa della Oak Family praticamente, ed è un posto dove i capi delle famiglie si incontrano per discutere dei grandi piani di Penacony. I like this metaphor. I dealt with the warlords of the Amanica star system not long ago, and their synchronized orbital manner wasn't this heavily guarded. Ok, ci sono parecchie guardie qui, ok. Fortezza, mi piace questa metafora, ok. I warlords della Limanica Star System. Fammi salvare questa roba. Questo posto appartiene a Sunday ed è adatto al suo possessore. Senza il suo invito nessuno potrebbe mai vedere questo posto, ok. Ma qui siamo nell'albergo reale o siamo nel Dreamscape? Siamo nel Dreamscape. Hey Doc, whose side are you on anyway? Da che parte stai? Who's to say I won't sell you out? Chi dice che non ti vendo? Oh, lì! We'll see. When we meet the authoritarian master of the Oak family, I'll pry. Quando incontreremo l'autoritarian master Sunday dell'Oak family, cercherò una risposta da lui, tirerò fuori una risposta da lui. Non si è svegliato Aventurine all'inizio? Non è detto che nel Dreamscape la gente non possa dormire, però. Per assurdo. Follow me and I'll bring you to his parlor. Hold your tongue and let me deal with the members of. Seguimi e ti porterò da lui. Stai zitto e lasciami gestire i membri della family. Ah, ok, letteralmente tu stai zitto, ci penso io. Ok, madonna. Ratio Aventurine è una delle best coppie del gioco, comunque.
Cioè, Ratio Venturin è una delle best copie del gioco a mani basse, cioè non c'è niente da dire. Questi due sono... Pop Switch da Venturin. Hai la chance di andare con... Ok. Sì. Se devi cambiare il tuo pop per continuare la storia, puoi selezionare... Ok. Ah, che carino. Ok, che bello, che bello. Che bello! Fai il FUA team. È vero, Oli, Oli, Oli. Cos'è il FUA team? Aspetta. Boom. No. Oh, yeah. Madonna. Madonna mia. IPC gang. IPC gang. No, non posso vedere i dettagli di Aventurin. Peaceful calm. All'inizio della prossima battaglia la difesa aumenta il 24% dura per 3 turni. 24%. 36%. 36. 60%. Si gambla la difesa. Pog. 24, 36, 60%. Si gambla la difesa aumentata. Questo è il best attacco base del gioco. Questo è il miglior attacco base del gioco. No, vabbè, che figo. No, vabbè. No, fucking way. Ma cosa stai dicendo? Questo è il miglior attacco base del gioco a mani basse. È fantastico. Cosa fa cadere? Ma è un dado tipo. Bellissimo. Ti vedo. Ti vedo. No, no, Paolo, vai tra, vai tra. Ciao, Andy. Questo è un posto... Ok, qua solamente business, non si entra. Mi è stato richiesto da Sunday di portare il sospettato. Il mio nome è Ratio, dovrebbe avertelo detto. My name is Ratio. Punch virtual particle clock is impressive. Punch Virtual Particle Clock, è un'invenzione di Ratio. È andata bene, Andy. L'hai 2 di Acron fa caricare 2 stack di ulti. Sì, Ryu. Sì. E ti fa usare un Illity in meno. Excuse me. The one on your head. Of course, it's nothing compared to my full pocket dimensional annihilating power armor of the mobile What knights. the fuck? Right. And as I mentioned, that fantasy raiment of yours doesn't Cosa sta exist. dicendo? Che sta sparando cose a caso? That's because you can't see it.
Like I say, only family can see the glory of the mobile knights. Non lo puoi vedere. Solamente i membri della famiglia possono vedere la gloria dei mobile knight. What? Di cosa sta parlando? It seems like the idiocy index here is no better than it is out there. L'indice di idiozia qui non è meglio di quello di fuori i paracoli. Non c'è uscita. La porta è chiusa. Sembra che dobbiamo arrangiarci. Intendo che non c'è una porta. Come sei entrato qua prima? Per motivi di sicurezza, la famiglia ha costruito la loro amministrazione in profondità con dei meccanismi nascosti in queste statue. La direzione di queste statue può essere controllata. Cos'è che sta succedendo? Gracchia l'audio? What? Ah, si sente ancora così? Non lo so, raga. Capita un sacco di gente, OBS. E che cazzo ci devo fare io? Non cambia niente, Orion. È una scelta personale se vuoi prendere Akron o meno. Ho capito che è solo del gioco, ma... Ancora? Cioè, devo capire se è una roba momentanea o va a capo. What? No, ma il gioco non può centrare niente. Adesso? Così mica adesso va meglio, cioè o è così o no? Ok. Ok, non lo so, allora è OBS, non ho idea. Raga, come faccio a saperlo? Cioè, io lo sento male il gioco, quindi è un po' difficile. In occasioni precedenti, ok, qualcuno che è venuto ha chiamato Con, è andato nella stanza per verificare qualcosa prima di mettere le statue nella posizione corretta. Forse dovremmo fare la stessa cosa. Andiamo a guardare. Possiamo anche usare la forza bruta volendo. Ok, si possono girare le statue come vogliamo. Ok, interessante. Quindi quella è una specie di stanza che si apre girando le statue. No, 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 Paolo, non guardo niente adesso, perdono. Ok. Vuole che vado da questo, ok. Fammi vedere. Ma si trasformano i nemici a caso? Cioè un RNG?
Tanta roba, Andrea, tanta roba. Stiamo facendo la storia. Guardalo qua, l'IPC team. Guadagni un shield che assorbe il danno e aumenta l'effect res del 50%. Mentre lo shield persiste, prima che l'effetto scompaia, attacchi dei nemici non riducono. Ah vabbè, fa lo shield, ok. Quando, quando questi personaggi ricevono danno, Venturi riceve 2 punti di Blind Bat. Dopo che un alleato con Fortified Wager usa un follow-up attack, Venturi guadagna una Blind Bat. Ah, non ti dà i valori. Però ti dà l'effetto. Per ogni alleato con Fortified Wager la loro effect res aumenta. No, per un alleato con Fortified Wager la loro effect res aumenta e quando vengono attaccati accumuli Blind Bat. Quindi un alleato a random tra 4. Quando Venturi ha Fortified Wager può resistere ai crowd control debuff. Ok, adesso ho capito. No, tutti quindi. Wait. No, quando Venturi viene attaccato resiste ai CC. Cioè, Venturi resiste ai CC. Quando raggiungi 7 Blind Bat fai un follow up attack che fa danno, ok? Non ti dà gli scaling. Usare la technique ti dà random, ok. Non abbiamo altro, vero? ...106 di speed. Ah. Okay. Some value, I suppose. Non mi ha dato DPS, sì. C'ha 4000 di difesa, ma perché abbiamo 60% della technique buffata. LOL, gli ho doggiato l'attacco. Ma cosa sono sti cosi inguardabili? Oli. Ah, siamo dall'altra parte del... L'ho visto.
Ah. There's more to life. No, beh, è meglio così, lol, è meglio così. Devo vedere che lightcon gli hanno messo. Ma in teoria la lightcon solitamente è totalmente... Non la puoi vedere, no? La lightcon è totalmente a caso, solitamente, cioè. Andre, ne abbiamo già fatte più, ne abbiamo fatto quasi tutti, solo che non volevo far pullate in live durante la storia. Six nightingales facing in different directions. An obvious hint. Sei nightingales che guardano in direzioni diverse. But are these nightingales? They are. What's wrong? How can nightingales be so huge? They look more like torment eagles. There are no eagles in the five families, only nightingales. No, no, Andrea, non è un problema. Non ci sono falchi nelle cinque famiglie, solo nightingales. Perché sto perdendo tempo con te su sta roba, lol? I due ritornano sulla strada dove sono venuti. Avanti, destra, sinistra. Avanti, avanti, destra. No, l'effect res ce l'ha solo uno a random. Oddio, non è che sto guardando la direzione sbagliata. La mette a tutti. No. Sarà solo uno random, no? Sto sbagliando. Just as I thought. Here's the correct answer. A truly miraculous discovery. Una scoperta miracolosa. Forse dovevo offrirti la chance di entrare nella Genius Society. Tit da radio che non fa parte della Genius Society e niente. Really? I thought you'd given up on that already. Veramente pensavo che ti fossi già arreso su quello. Ero sarcastico, infatti, ok. Chiunque lo scudo ha effect res? Non lo so, non credo. Se dopo guardo, se ho l'occasione. Sono piccioni qui? Oh, impressive. So much for Mr. Sunday's reserved virtuous image. Do you need me to remind? Hai bisogno che te lo ricordi, siamo in un dreamscape, non importa quanto sembra bella questo posto. Ok. Ok, non influenza Penaconi la grandezza del posto. L'unico modo di distruggere la famiglia è Death. E Sunday deve aver pensato la stessa cosa. È troppo bello l'attacco bello. No, 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 ma non è 50. No, adesso non è 50 effect resa tutti, non c'è modo. Non c'è modo che sia 50 effect resa tutti. Holy shit, 50 effect resa tutti. Wait, what? Holy, è veramente 50 effect resa tutti. Ok, never mind. Ok, non pensavo fosse singola, ma è scritta malissimo.
È scritta malissimo. Cioè, perché sarà solo lui sto buff? Ah no, 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 ok. Lui ce l'ha giallo perché quando attaccano lui prendi una stack in più, no? Sai del Babochka che controlla il Dreamscape dalle ombre? Sai del Dream's Edge nascosto nelle profondità del Dreamscape? Sai dei segreti? No, sai dei rituali sacrificali segreti della family? Wait, what? Ti hanno ingannato, ospite? Vieni e senti la verità. Ti mostrerò quanto è sporca Penaconi, eh. In che senso, Rio? Oddio, già non mi ricordo più niente di come si fa sta roba. Ah, ok. Totalmente a caso. Totalmente a caso. Dipende da quanto effect iterate hanno loro, Tork. Da quanta chance di base hanno loro di fare un effect. Babochka è un soprannome di... È farfalla in russo. Sei sicuro? Aventuri mi sa che si builda 4 follow up attack crit. Tommy. Questo Aventurin c'ha 70 di rate, 140 di damage, ha fatto 7k di follow up attack. Più lo vedo e meno gli voglio buildare danno e solo def. Grande Lore! Cioè più me lo fanno vedere meno danno gli voglio buildare. Ha fatto 35k prima. Ruamei ha fatto 35k prima, non lui. Can you see me? Posto sbagliato? No, ma questa porta è chiusa. Hai preso veramente un appuntamento con lui? È una prova? Devi provare il tuo valore a Sunday prima che tu possa parlare con lui? Se non mi sbaglio, dobbiamo trovare un modo di aprire questa porta o questo posto sarà la nostra prigione? Un escape room? La mia... Ok. Non abbiamo tempo per giocare, torniamo indietro.
La prova è ok, l'indizio è probabilmente nel sandpit. Wow. That's an enormous sandpit. I'd love to build a tall building for myself. Once I have it. Oh, look. There's a noticeable gap in the model. I believe you're right. There wasn't a gap before. Deve averlo fatto intenzionalmente. Of course. Let's look around. When I see it, I will know it. Fine. Vai nella treasure room e cerca una prova legata al sandpit. Ok. Che era dove stavo andando prima, tra l'altro, ok. Mi piacciono un sacco sti puzzle di Panaconi, cioè, sono proprio belli. Cioè, non lo so, a me non mi piacciono abbastanza. Esatto. Poi, che non li so fare è un altro discorso. Che io non li sappia fare minimamente è un'altra storia. Ok. Allora, il fatto che mi piazza non significa che io li sappia fare. Tantissimo, Andrew. Io vedo 10k di ora. Riusciamo a vedere la ulti. Or maybe I'll take it off. 26k di ulti. Ma forse ci sta perché devi vedere i follow up attacca come tanti piccoli danni di fila, nel senso, no? I don't know. Cioè, effettivamente devi vedere il follow-up attack. Il follow-up attack li devi vedere un po' in maniera diversa, effettivamente. Cioè, è un extra danno che capita con Topaz relativamente spesso, perché sennò la vedo molto difficile. Due calici. Oh, questi sono i calici di Robin, eccetera. Sono delle farfalle. Ok, donne a caso, va bene. Found it. This is it. Cosa hai trovato? Ok. Che bella! Cioè, sono bellissime le mappe di Pena qui. È carinissima. Quella è Robin? Quella è Robin. C'è un quadro di Robin lì. Wait, ma sto nemico entra nel Charge State. Usa un allarme nella prossima azione. Tutte le unità, a parte questa unità, prendono azione direttamente. Originariamente era... E Waiter è... vabbè, nell'hotel, è un... come si dice? Madonna, non sto in italiano, vabbè. E sta ancora performando le sue mansioni di annunciare il tempo dopo aver perso il controllo.
eternal. Every petal, all will be swept away by the wind. Questo con i dot è tanta roba. Vabbè, perché fa fare avvia gli alle ai nemici, sì, chiaro. Sure, I'll play along. It's on me. Quanto mi ha dato di shield? Raga, io sono convinto che Aventurin sia turbo broken, però va bene, cioè, non lo so. No, turbo no, però... Cioè, mi sembra veramente insane, nel senso, boh, non riesco, non... Cioè, è letteralmente quasi, forse più della ulti di Geppo, credo, con la skill, cioè, non... Con Akano e Erudition. Easy, Numbi. Hedge your bets. Spend freely. Ah, tra l'altro devo vedere una cosa, però non so se riesco. Beh, forse riesco. Quanta energy ho? 80. Ah, c'ho 110 di energy comunque. There's more to life. No risk, high reward. No. E facendo il Golden Gear, Sass, se non ce l'hai, intanto puoi usare tranquillamente, boh, secondo me con Hunt o quello che ne so, ma anche forse con Illity ce la fai, che mettendo Dot forse gli proc le stacking, se volete, non sono sicuro. Cos'è successo? Un casino è successo. Volevo vedere quanto rigenerava di follow-up attack. No. No. 22. Ti odio. Easy, Numbi. Voglio vedere quanto rigenera di follow-up attack. Vai tranquillo, Anto. No, beh, Andre chiaramente avrà un cap, nel senso avrà uno scaling, no? Però è che lo scudo stacca, Andre, capito? Quindi puoi accumularlo. Allora. Ok, fermo. 27. No, non mi devi attaccare a me. Come faccio ad avere 64 di anni? Some value, I suppose. Watch your head. Mi sono perso. Okay. Voglio vedere quanta energy rigenera di quello che ho fatto. Dio santo. Wait. Vedo un piccione. Ti vedo. Ma non so l'energy ricevuta, Nick, quant'è?
Non hai preso il pizzo. Potrebbe essere una buona idea. Come vado lì? Inizia il farm per Jing. What? Cosa, minion? In che senso? Non ce la farò mai. Io ci rinuncio. Sai. Hedge your bets. Spend freely. The dice have been cast. Bust. Or maybe I'll take it off. Ma possono diventare degli elite, lol, davvero? Some value. Ok. 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 Trovato. Finalmente. Finalmente. 7. Sì. Rigenera 7 di energy con il follow up attack. Finalmente. Finalmente l'ho trovato. Ok. Adesso è tutto chiaro, è tutto chiaro. È buono. Su 110 di energy, sì. Life, a true marvel. Wait. Ah? Su 110 di energy, ok. Jag, quella è un'altra bella domanda. No, è tra un bel po' Fallen, tra tra un bel po'. Quando sta per uscire la prossima patch Fallen, quindi tra un mesetto. Waiting means change. Stay away. No risk, high reward. Bravo Paolo. Hai già capito. Vorrei fare la ulti di Aventurin, ma non so se riesco. Ah, se mi attaccano ancora, sì. Quindi abbiamo 15 di crit damage, 24 da topat. Di crit damage,
più 50% in ambi di damage percentuale, più il fatto che è un follow up attack. Ok. Quando faccio un follow up attack guadagno una stack, quando vengo attaccato ne guadagno un'altra, quando viene attaccato lui ne guadagno due. 2687. C'è un capo, ok. Sì, ha un capo sulla difesa. È alto però, eh. Cioè, sto team lo amo. È vero, Minion. Appena abbiamo fatto vedere Aventurin. Stupido, cioè. No, no, questo è un bel team. Questo è un bel team, sicuro. No, Chalk, no, 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 no. È perché non sappiamo nemmeno i relic, non sappiamo niente. questo è un bel team, sì. Ma poi il bello è che partono cose a caso di continuo, no? Cioè, uno tira i gessetti, l'altro i maiali, quell'altro i gettoni, cioè le chip, non lo so. Cioè, proprio. È un casino. Non si capisce. Non sto usando le ulti perché sennò qui era una conquista di volta. Partono cose a caso, letteralmente. No, sì, no, no. In effetti ci vorrebbe Clara. Wait, devo togliere Ron May. Devo togliere Ron May dal team, è vero. Questo è stato un grave errore. Questo è stato un gravissimo errore da parte mia. Devo togliere Ron May dal team. Devo mettere Clara, aspetta. Oh, no. Some value, I suppose. O anche Erta. Ma il relic di Erta ce l'ha Ratio, quindi. Però no, in PF con Erta è divertente, sicuro. Però come sempre. Sì. Davvero, ormai non c'entri un cacchio in questo team, sparisci. Dov'è? Ok. Lì c'è un Anu. Cos'è sta chest? Ma poi il suo attacco base è veramente spettacolare. Mai una gioia. The nameplate reads Gulliver's Arch. Well, I'm amazed you can remember something this tiny. Il nameplate è Gulliver's Arch. Questo mi ricorda di un tunnel che una volta. Che ho visto una volta che poteva rimpicciare le persone che ci passavano attraverso. Se fossi in te starei zitto. È saggio rimanere in silenzio quando dovresti. Buono. Ah.
Ratio Aventuri in coppio che scoppio, ma lo so proprio. Oh, this reminds me of one of those building toys. You know, with the blocks. I've never played with them. Sta parlando ai Lego? I wonder if it... Oh, look. The gap is closed. And it... Quindi si apre la porta adesso, no? No, wait, what? Ah, ci dobbiamo entrare. Wait, what? Ma che figo. Oh, good heavens. Did I drink? Am I still in a dream? Indeed. Oh, doctor, you're huge. It's me. Down here. In the sand pit. Ok. Va bene. Actually, I think we could make this work for us. Just find a way to slip me into Sunday's college and I'll infiltrate the family just like that. Penso che possiamo farlo funzionare. Trovo un modo di inserirmi nel collare di Sunday e mi infiltro nella famiglia così. Oh, fine. I was just kidding. Vabbè. Let's find a way to open the door.